Ciao ragazzi, benvenuti a The Wildlife Corner, il canale della fotografia naturalistica. In questa caldissima e soffocante giornata di luglio vi voglio parlare di un problema di messa a fuoco delle macchine mirrorless di cui spesso su internet sento parlare un po' a sproposito. E per farlo utilizzerò un nuovo strumento che ho comprato qualche giorno fa, che magari già sapete se avete visto i video precedenti, che è l'Atomos Ninja 5. Questo strumento è sostanzialmente un registratore esterno che consente di fare un sacco di cose, cioè di inviare il video dalla macchina fotografica verso questo dispositivo, catturandolo alla massima qualità, facendo tutta una serie di cose. Ma l'altra cosa interessante, che poi è il motivo per cui l'ho comprato, mi consente di catturare quello che vedo nel mirino e di potervelo mostrare. Quindi non sarò solo in grado di dirvi le cose come facevo in passato, ma anche di farvele vedere, e questo è un passo, diciamo, decisamente interessante per me. È un oggetto piuttosto costoso, perché al di là del costo dell'Atomos Ninja poi ci sono tutta una serie di accessori necessari. Poi farò un video dedicato anche su questo per darvi un'idea se mai foste interessati all'acquisto. Ma parliamo del problema di autofocus. Allora, le macchine mirrorless hanno un autofocus che funziona in maniera diversa dalle macchine reflex e quindi spesso manifestano un problema per il quale vengono accusati alcuni marchi di macchine fotografiche, in particolare Nikon ne è stata un po' l'oggetto, ma in realtà è un problema che si verifica con più o meno tutte le macchine fotografiche mirrorless che ho avuto modo di vedere, e che deriva proprio dalla struttura intrinseca della modalità di messa a fuoco. Il problema è questo: c'è un oggetto di fronte a noi, per esempio un posatoio, c'è sopra un uccellino, non so, un martino, facciamo una foto, poi a un certo punto mettiamo a fuoco un punto lontano sullo sfondo, c'è un altro uccello, un'altra situazione, no? Fotografiamo, torniamo verso il posatoio perché il martino è tornato, proviamo a metterlo a fuoco, lo vediamo sullo schermo perché vediamo una specie di ombra dove c'è l'oggetto, e mentre una reflex non avrebbe avuto difficoltà a tornare all'oggetto che vede di fronte, molte mirrorless, soprattutto a lunghezze focali elevate, sembrano come non vedere questo oggetto, specialmente nella mia esperienza quando è di forma verticale. Questo problema è un problema che può dare fastidio. Ovviamente il saperlo già aiuta a mitigare il problema, e soprattutto il sapere che accomuna tante macchine fotografiche può aiutarci anche a non scegliere una macchina fotografica mirrorless sulla base di questo problema. Quella con cui vedrete adesso il video catturato dall'Atomos Ninja è la mia Sony Alpha 1, quindi una macchina di un brand considerato super dal punto di vista dell'autofocus, eppure una macchina ammiraglia, quindi in teoria dovrebbe essere perfetta. Invece, come avrete modo di vedere, non lo è affatto. Bene, passiamo sull'Atomos Ninja e vediamo che cosa succede. Ok ragazzi, ho cercato di ricreare con una certa precisione la situazione che vi descrivevo nell'introduzione. Il problema è questo: voi avete un soggetto vicino. Il problema è più evidente nei soggetti di forma verticale, ma in realtà si manifesta anche in generale con soggetti più, insomma, piccoli, e si manifesta molto di più, almeno nella mia esperienza, quando la lunghezza focale è elevata. In questo caso siamo a oltre 300 mm, però se siete a 600 la cosa è ancora più esagerata. Questa problematica consiste sostanzialmente in questo: voi vedete che l'oggetto è qui davanti, è a fuoco, l'autofocus lo trova perfettamente, io sto toccando il pulsante del posteriore per mettere a fuoco e come vedete lo trova, anche perché sto utilizzando una modalità autofocus a punto singolo, quindi la precisione è molto elevata. Ora, lo sfondo è particolarmente lontano. Guardate che cosa succede se io provo a mettere a fuoco sullo sfondo. Vedete che immediatamente la macchina mette a fuoco sullo sfondo, e se notate, nel punto in cui c'era l'oggetto di prima c'è una specie di alone, quindi in qualche modo la macchina vede ancora che c'è un oggetto. Se però io ci vado sopra e provo a rimettere a fuoco l'oggetto, come vedete la macchina non riesce a trovarlo. Ecco, questo è il problema che vi descrivevo nell'introduzione. Per cui quello che succede è che io sostanzialmente non sono in grado di rimettere a fuoco un oggetto che pure è davanti a me e che la macchina fotografica vedeva. Come vi accennavo, molto spesso vengono criticate alcune macchine fotografiche per questo problema. In particolare ho letto un sacco di commenti negativi sulla Nikon Z9, gente che si auspicava che con il firmware successivo sarebbe migliorato, ma come vedete è una caratteristica che hanno anche altre macchine. Questa in particolare è una Sony Alpha 1, quindi diciamo il top del top di Sony, eppure come vedete ha esattamente lo stesso problema.
Questo problema deriva, stando a quanto ho letto in giro, proprio dalla modalità con cui funziona l'autofocus delle macchine mirrorless a rilevamento di fase, per cui è una caratteristica intrinseca. Vedete che adesso se io vado in questa zona qui e clicco, effettivamente la macchina ritrova il fuoco vicino. Adesso l'oggetto è visibile in maniera più netta, vedete, se io metto a fuoco lo trova senza problemi. Se però mi sposto di nuovo in un'altra area, e vedete che mette a fuoco, poi torno dove c'è l'oggetto, ma come vedete l'autofocus non riesce a vederlo. Ora, questo problema è evidente in questa modalità a punto singolo, ma quando si è a punto singolo talvolta riesce anche a ritrovarlo. Se siete con un punto di dimensioni superiori, il problema è ancora peggiore. Da quanto ho capito, questa cosa non è una cosa facilmente evitabile, va presa un po' come una caratteristica. Vedete che mentre in una reflex i punti di messa a fuoco erano tutti qui concentrati nel centro, io in una mirrorless mi sposto praticamente su tutto il fotogramma, e questa è una caratteristica positiva. Ecco, quella che vi ho appena mostrato è una caratteristica negativa, è un prezzo da pagare per utilizzare a oggi una macchina mirrorless, cioè questa difficoltà in più. Alcune macchine sembrano migliorare un po' con degli aggiornamenti firmware, ma è più un miglioramento dovuto a un riconoscimento algoritmico di quello che c'è davanti, cioè a una maggiore capacità di riconoscimento degli oggetti, che non a una vera risoluzione di questo problema, che deriva invece proprio da come l'autofocus funziona. Per esempio la Nikon Z9 recentemente ha ricevuto degli aggiornamenti, leggevo un po' di opinioni, e qualcuno diceva sì, è migliorata leggermente, però il problema è sempre lì. Ecco, migliorata leggermente probabilmente non perché sia migliorata nella capacità di gestire questo problema, ma semplicemente perché magari l'object recognition, gli algoritmi di intelligenza artificiale che permettono di mettere a fuoco e riconoscere i soggetti sono migliorati un po', però ecco, il problema resta. Come si può gestire questo problema? Allora, come vedete, io ho fatto una cosa che poi è anche quella che faccio spesso sul campo, cioè mi sono spostato in un'area diversa e ho messo a fuoco. Generalmente io lo faccio spostando l'obiettivo, inquadrando per terra, rimettendo a fuoco e poi tornando, diciamo, nella zona che mi interessa. Ovviamente è una grossa perdita di tempo e qualche volta perdo lo scatto. Molto interessante sarebbe farlo con la messa a fuoco manuale, però purtroppo Sony, negli obiettivi questi di fascia, diciamo, più economica come il mio 200-600, non ha la possibilità di toccare la ghiera del fuoco e di rimettere a fuoco a mano, cioè non c'è questo override, quindi io dovrei manualmente staccare il pulsante di messa a fuoco, come sto facendo in questo momento, e allora posso diciamo, toccare la ghiera di messa a fuoco e mettere a fuoco, quindi in questo modo sono in grado di recuperare il problema, perché se io ho a fuoco la parte posteriore, ovviamente girando posso recuperare il fuoco dove voglio. Ora qui vedete un ingrandimento che è dovuto al fatto che la Sony si può impostare in modo che faccia questo ingrandimento quando uno fa uno zoom manuale, però diciamo il concetto è questo. Altre macchine fotografiche, per esempio Nikon, hanno invece questa possibilità, almeno nelle lenti che io ho utilizzato ce l'avevano tutte, di poter toccare la ghiera di messa a fuoco e fare l'override della modalità e autofocus. Quindi per esempio io cliccavo qui, sono fuori fuoco, ma tocco la ghiera di messa a fuoco e torno indietro, quindi sovrascrivo temporaneamente l'autofocus fino a che non la lascio, e questa è una cosa estremamente utile e anche facile. Un altro trucco che ho visto in giro su internet, che funziona su lenti, diciamo, di fascia leggermente superiore, è quello di programmare un pulsante sulla macchina fotografica o sulla lente per poter tornare su una posizione di fuoco specifica. Per esempio io sono davanti a un posatoio, immaginate questo sia un posatoio, posso programmare un pulsante per memorizzare questa posizione autofocus, quando vado fuori e la macchina non ritrova dove sono, premo questo pulsante e automaticamente mi riporta nella posizione autofocus a cui sono. Questa è una cosa che sulla Nikon Z9 per esempio ho visto fare in molti video. Non mi pare si possa fare sulla Sony, almeno sull'obiettivo che ho io, cioè non c'è un pulsante che richiama una posizione di messa a fuoco, mi sembra che non ci sia nemmeno nella macchina, questo devo indagare meglio, ho visto proprio di recente questo video, non ho ancora avuto modo. Però ecco, lo scopo del video di oggi non era tanto quello di dare la soluzione a tutti, ma era più che altro quello di far vedere che questo problema esiste,
esiste per tutte le macchine fotografiche di tipo mirrorless, è diciamo una scomodità, non è così problematica a meno che uno non passi continuamente da un punto vicino a un punto lontano di messa a fuoco, quindi è una cosa con la quale diciamo si può relativamente convivere. Spero che l'audio del video non sia troppo disturbato, sto registrando fuori, come avrete sentito anche dalle cornacchie che volano, dai cani che abbaiano, sto provando l'Atomos Ninja 5 per la prima volta, quindi spero diciamo che la qualità sia soddisfacente, però ecco, ci tenevo subito a utilizzarlo per farvi vedere davvero una cosa che è difficile descrivere a parole. Bene ragazzi, spero che questo video sia stato utile, spero che vi abbia diciamo dato un'idea del problema, anche delle possibili soluzioni e soprattutto vi abbia dato l'idea che non è una cosa che è specifica di un brand fotografico, ma è comune a, proprio alla modalità di messa a fuoco del mondo mirrorless. Ora, se questo può essere un problema tale da non utilizzare una macchina mirrorless è una decisione che ovviamente spetta a voi. Personalmente la mia opinione e che il mondo mirrorless offre molti più vantaggi che svantaggi. Per me personalmente, che faccio sia foto che video, intanto un'unica macchina mi consente di fare ambedue le cose e questo per me è un plus enorme. Apprezzo la modalità di scatto silenziosa, apprezzo il live view quando faccio le foto, apprezzo anche le modalità diciamo autofocus sofisticate di riconoscimento dell'occhio, degli oggetti, possono risultare comode in tante situazioni, quindi per me il peso è spostato ovviamente nella parte favorevole. È anche vero che queste macchine mirrorless sono ormai più o meno il futuro, tutti i brand più o meno velatamente, Pentax a parte, hanno dichiarato che le macchine mirrorless saranno il loro futuro e quindi sicuramente diciamo la modalità autofocus che utilizzano verrà anche perfezionata, quindi magari è un problema che fra sei mesi, fra un anno non esisterà più, non lo so, però ecco diciamo è un problema di cui essere consapevoli. Spero di avervi reso l'idea, spero anche che la registrazione sia decente perché, come vi dicevo, è la prima volta che uso l'Atomos Ninja sia così in esterna sia per catturare lo schermo, quindi speriamo che l'esperimento sia riuscito. In ogni caso, se avete domande, dubbi, come al solito lasciateli qui sotto e ci vediamo nel prossimo video.